Allora, vi racconteremo la storia di Ludovico il Moro. Avevo detto di lasciare le luci accese. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo, non scappiamo. Ludovico il Moro, che come vedrete è più buono dell'anno scorso, perché quest'anno ha fatto un po' di lampade. È il duca di Milano e signore di mezza Italia. La storia di lui racconta che aveva un solo obiettivo: ingrandire il suo regno e vivere tra agi e ricchezze nel suo bel castello di Milano. Gli altri personaggi che gli fanno la cornice sono la moglie, la duchessa Beatrice d'Este, donna attenta a tutte le sue scappatelle, Cecilia Callerani, viso leggiadro dal cuore spezzato, poi il conte Intrallazzi, un nome, una garanzia, complice malvolentieri di tutte le sue bravate, messer Vertemati, astuto cortigiano di palazzo che saprà come raggirarlo, la scaltra nutrice, abbiamo tanti di quei personaggi che si faccio la leggo, due povere creature amanti dell'arte e dell'amor cortese, che Ludovico ha delle pretese, e infine il re di Francia, chiamato in aiuto, che tutto poi si è fottuto. Con un biscione del suo stemma d'oro, sei gran signore, vivi in un castello, per tutti quanti tu sei solo il Moro, il capitano di questa città. Tu sei duca di Milano, di Milano, di Milano, Ludovico, ma perché? Tu puoi vivere alla moda, donne e vino, chi ti schioda, oramai da dove sei? Tu sei gran calciatore, tu sei gran giocatore, le donne tutte sai, fai innamorar, fai innamorar. Ma come tutte le storie di principi e marchesi finiscono in gloria, questa di Ludovico, bello come un fico, lo scopriremo ascoltando la commedia che il circolo Arci Allegri è lieto di presentarvi. E adesso entriamo nel castello sforzesco. Abbiamo addobbato proprio come era veramente il castello sforzesco al tempo, e addirittura c'è una finestra in fondo dalla quale si vede il Duomo di Milano. Mando le ciance, tacca la musica. What's in light? Occia e sole, la luna è fiorente, notte dischiude la torre lucente. Ballate riuniti, ballate ben lieti, piedi una piuma, erba tappeti, l'ombra svanisce, il fiume d'argento, trovarsi qui a maggio, dolce momento. Sottovoce un sogno raccolga, cullato dal sonno lasciamo che lo volga. Oh madre, dormi sul letto silvano, dormite anche voi, passalice ontano. All'alba nascente aspirano i vini, luna tramonta, buio si faccia. Quercia frassino spini, finché non vien l'alba il fiume si taccia. Bravo. Questa era una vera canzone medievale del tempo. Ma signore, stai dormendo? No, sveglissimo, sveglissimo. Ah, sì, quindi sì, hai ascoltato? Sì, sì, è piaciuto moltissimo. Che spero abbia rallegrato le cose. Certamente, certamente. Ne conosco altri 325. No, va bene così, è stato bellissimo, bellissimo. Sì, sì, puoi andare, puoi andare, puoi andare. Brava. Oh, le fregole! Oh, le fregole!
che ne aveva un bello, bianco, verde, rosso, giallo. E per farlo cantare? Ti dava pane e miele. Sì, ma io ho le fregole, ho le fregole, ho le fregole! Oh! Sammy, chi ha portato le fragole? Ma chi ha parlato di fragole? Ho detto fregole, non fragole, fregole, fregole! E quanti chili? Quanti fragole, no? Che ne dici? Ma io sono qui che sto male e questa pensa alle fragole. Ma che duca sono se non posso avere a mia disposizione 100, 200 donne? Forse sono un po' troppe, però almeno una, oltre a quell'arpia di mia moglie, la duchessa Beatrice d'Este. Mi hai chiamato, Ludo? È che volevo dirti che... C'è una duchessa? Adesso c'è una duchessa. Ludovico, la di che questa sera per cena ci fa avere tante, tante fragole, belle, rosse, dolci, profumate. Duchessa, mi ne vedi tante, perché a me piace, ve li fanno venire, guarda, una pancia di... Oh, ma pensa... Ludo... Adesso, guardami bene. Sì, ti guardo. Sono forse le fresche fragole dell'anno scorso? No, ma... Quelle che si colgono di notte nei cespugli intorno a castello? No. Vero? No. Ma questa qui io non lo so. Senti, mia cara, la nutrice ha ragione. Per questa sera tu avrai un cestino con 10 kg di fragole fresche. E se ricordi bene, l'anno scorso non erano fragole, ma erano more che arrivavano dalla pieve di Modrone e di Segrate ed erano tenute in fresco dai navigli e soprattutto le aveva portate quel fintavolo, aspetta, come si chiamava? Ah sì, il Sirtorini! E poi era in occasione della festa di primavera, se ricordi bene. Sì, sì, tu le chiami more. Sì, e come la vuoi chiamare? Io le chiamerei piuttosto bionde truccate, visto come svolazzavano tutte giù l'ive e qualcuno cercava di acchiapparle, vero? Guarda, mia cara, tu per questa sera avrai i tuoi 10 kg di fragole sul tavolo, a costo di dover andare io a coglierle a una, va bene? Oh. Sì. Ludo. Sì, cosa c'è adesso? Tu mi capisci, vero? Certo che ti capisco. E sai cosa sono capace di fare? Se questa sera non ci saranno sul tavolo 10 kg di fragole. Guarda, mia cara, non temere, non avere paura. Tu questa sera avrai le tue fragole, va bene? Ci siamo capiti? Guarda, 20 kg ne voglio, non un grammo di meno. Adesso faccio venire un barcone dai navigli per portarti le fragole. E ricordati che questa sera tutti i cespugli della zona saranno sorvegliati. Te capì, mio bel duca? Ecco, guarda. E tu ti posso strozzare, ma chi lo strosse? Duca le fregole, ma. Quindi, guarda questa sera, devi portare fragole. Te capì, caro mio bel fiore? Se no, la tua viene, la te fa il pelo e il contropelo, va bene? Ma questa qui non è sorda. Urlavo come un pazzo 10-20 volte per farle capire le cose e mi ha preso in giro e mi ha preso donna Cecilia, mi ha ingannato e mi ha preso in giro. Adesso io cosa faccio? Io quella donna lì è vero che mi ha dato il latte quando ero piccolo, ma io le darò il veleno, le darò. Che disastro. Adesso io dove le vado a cercare quelle fragole? Dove le trovo? Dove le trovo? Signor Duca, cosa c'è? Se proprio per questa sera non dovesse trovare le fragole per la duchessa, vostra moglie, io nel mio castelluccio di Segrate. Ce l'ho dato io, sì, lo so. Le fragole! Oh, non ho più fragole!
No, quante ne volete? So quanto vi piacciono le fragole. Sono felice di potervi accontentare. Donna Cecilia, so che su di voi potevo contare e insieme abbiamo passato e goduto, beh sì, spende cieli, grandi conversazioni, però se io per questa sera non trovo quei 10 chili di maledette fragole per quell'arpia di mia moglie, vi ricordate l'anno scorso cosa è successo? Che in mezzo ai cespugli c'eravate anche voi a prendere le legnate, vero donna Cecilia? Mia cara, sì. Quella sera io non ricordo granché, l'unica cosa che ho visto, dei grandi energumeni che menavano come dannati e voi a scappare, come eravate buffo, quante risate mi sono fatta. Però adesso lasciatemi dire, signor Duca, che io sono stufa di fare la serva a vostra moglie. Ma che serva e serva? Ma se siete la prima dama del Ducato e oltretutto la prima dama di corte, e non dimenticate che siete sempre il mio piccioncino preferito, mia cara. Ma scusate, guardate un po', che popò di ritratto vi ho fatto fare dal sommo maestro Leonardo da Vinci, la dama con l'ermellino, lo vedete? E sapeste i quattrini che mi è costato? Lo so, ma io sono stufa di dover sopportare tutto quello che la duchessa vostra moglie mi fa passare in questo castello di Milano. Ho deciso di ritirarmi nel mio bel castelluccio della pieve di Segrate. Ma insomma, allora anche voi mi avete tradito, mi avete abbandonato, ma e io dove troverò questi 10 chili di fragole? Ma come si fa? Ma almeno voi, donna Cecilia, ditemi qualcosa. Basta così, signor Duca. Io sono ancora giovane e ho una buona proprietà. La gente di Segrate mi vuole bene. E non è detto che in quella pieve di signorotti ce ne sia almeno uno che mi vorrà bene. E non è detto che io non lo sposo. Ma no, donna Cecilia, no. Le fragole, le fregole, qui non si capisce niente. Che destino crudele, che destino. La nutrice crudele. Che faceva finta di essere sorda e invece ci sentiva benissimo. Povero Duca. A lei, a quella donna, io ho dato il più bel castello di Milano, il Palazzo Carmagnola, vi rendete conto, dietro al Palazzo Fossesco, e non contenta, ha voluto anche 50.000 fiorini in oro come dote. Certo che sono proprio un bel duca. Guardate, stavo pensando una cosa. Quasi quasi questo ritratto lo regalo a voi. Signor Duca! Cosa c'è? Domani arriva il conte Polaroski. Sì. Ma già è vero. Mi ero dimenticato, domani c'è il Duca Polaroski da Cracovia. Questo qui è uno che se gli regalo un ritratto di Leonardo è capace di darmi mezza Polonia. Ma sai che hai avuto proprio una bella idea. E voi credevate che io vi avrei regalato questo quadro? Ma bisogna essere fuori di testa. Un duca non regala mai niente a nessuno. Ricordatelo, un duca prende sempre. Quante bella giovinezza che si fugge, tuttavia chi vuol essere lieto sia. Proprio voi, conte Trallazzi, ho proprio bisogno di voi, e se non fate come vi dico, per voi finisce veramente male, capito? Aspettate che guardi il giro, aspettate, che non ci sia nessuno. Scommetto che vi sono venute le fregole, come ogni anno d'altronde di questi tempi, ma adesso sono guai per tutti. Come l'anno scorso con le more. Quante volte che abbiamo preso quella notte, quando la duchessa ha scoperto l'inganno,
e dietro cespugli, invece delle morettine che noi tutti credevamo di trovare, lei ci ha piazzato 20 o 30 armigeri, grossi come montagne. Poveri noi, ma soprattutto povero me, sento ancora le ossa rotte. Allora, ascoltatemi bene, messeri Crallazzi. Sì. Voi entro questa sera vi dovete portare 10 kg di fragole fresche. Cosa? Andate dove volete, buttate per aria la campagna. Ma entro questa sera voglio qui le fragole, altrimenti per voi sarà pane e acqua. Maledetta nutrice che la possino strozzare. Avete capito? Ma, signor mio, scusate, ma dove li trovo 10 kg di fragole e per di più adesso fuori stagione? Ma di... Allora, ma devo proprio dirvelo io che intorno a Milano, nella pieve di Segrate e di Modrone, ci sono delle belle distese di fragole e di more che i loro, i contadini, anzi diciamo meglio i lavandai, tengono nei magazzini al fresco lungo le acque del Naviglio. Voi prendete, andate lì, fate una razzia di tutto, portate via fino all'ultima fragola, avete capito? E se si lamentano i contadini, voi fate finta di niente, fregatevene, ma portatevi questa sera queste benedette fragole, avete capito? Maledetta nutrice che ti possa strozzare. Qui finisce male, finisce proprio male, povero, povero, ma povero anche lavandai. Oh, con te, miei Crallazzi. Guarda chi c'è. Ma che brutta faccia bianca che avete. Vi è forse successo qualcosa? Ah, con quella faccia lì qui cosa è successo? Guarda come l'è funciata. E poi i Crallazzi si chiama. È tutto un programma. Parlate dunque, siamo qui per sentire le vostre lagnanze. Lagnatevi, ma lagnatevi, conte. Canca dunque non sapesse la cupinà quel magnifundum Ludovico, che bene le fa e ce li pensa. Signora Duchessa, sì. Potessi cadere dalle scale in questo momento se ho qualcosa da rucchianare. Meno male. Che imbroglio, che imbroglio. Mi sento tra la padella e la brace. Signora, venga presente che ogni pettegolezzo fatto nei confronti di vostro marito gli verrà immediatamente riferito. Mi creda, io conte i Crallazzi sono una garanzia in questo campo. Adesso scusatemi. Molto bene, molto bene. Non mi fido, non mi fido. Stiamo in campana e teniamolo d'occhio questo conte i Crallazzi. Vedrai che prima o poi qualcosa gli sfugge di sicuro. Questa volta, Ludovico, lo prendo come topo sul cacio! Sì. Sono qui che sto male, che ho le fregole e sono un duca povero e sorvegliato. Sono a cavallo, sono a cavallo. Guardie, guardie, chiamatemi subito il conte Vertemati, lo voglio qui immediatamente. Andate, andate, avanti. Che genio che sono, cosa mi è venuto in mente? Solo a me che sono un duca possono venire in mente queste cose. Come sono contento, sì. Eccolo, quando
lei che arriva sto conte. Oh, conte Bertemanti, buongiorno. Mi avete fatto chiamare, signor sì, Duca? Certo, certo, proprio voi. Ascoltate, ascoltate, ma quella coppia di piccioncini stanno per sposarsi? Certamente, signor Duca, li conosco bene, sono del palazzo. Ve lo dico io, chi è lui? Luigino Brambilla. Il suo nome era Brambillagino, ma lo chiamavano Drago, gli amici al bar del vino vino dicevano che era un mago. Vent'anni, bravo scalpellino, veniva da Segrate, aveva un tocco sopraffino, dava leggere martellate, con le statue là sulle facciate, il mondo lui descrive, sono figure marmore tanto amate, che lui rendeva vive. Il suo nome era Brambillagino, ma lo chiamava Drago, gli amici al bar del vino vino diceva che era un mago, un mago. Ascoltate bene il vostro duca. Ditemi tutto, signor duca. E se no per voi finisce male. Andate dalla coppia di piccioncini e dite che il loro duca vuole, pretende, esige il diritto allo ius prime noctis. Avete capito? Cosa? Ma signor duca, ma queste sono cose d'altri tempi, ma obbligare una povera coppia a fare queste cose, signor duca, ma non è possibile. Ascoltate, o fate come vi dico o per voi finisce male, molto, ma molto male, va bene? Questo punto, signor duca, farò subito sposare questa infelicissima coppia. Adesso ci capiamo, sì. Infelicissima. E perché infelicissima? No, felicissimo, detto. Felicissimo, vabbè, signor Duca. Va bene. Ecco. Scommetto che voi a questo punto li volete conoscere meglio. Ma certo, vorrei sapere che ci fanno qui al castello, vorrei capire. Lo so, ditemelo voi. Adesso vi spiego tutto, signor Duca. Vedete, lui... Il ragazzo sì. Lavora come Magut al preziosissimo progetto La Fabbrica del Don. Ah. Ossia, è il migliore scalpellino di tutto il Ducato. Complimenti. Lui è quello che rifinisce le centinaia di statue sì. Che voi, signor Duca, potete rimirare ogni giorno sulle guglie del Duomo. Certo. Capirete, adesso che sta per farci visita il re di Francia, abbiamo bisogno incondizionatamente dell'opera del nostro giovanissimo nonché mastro Luigino Brambilla per finire entro l'anno tutta l'opera. Avete detto molto bene, incondizionatamente quest'opera deve essere finita entro l'anno, altrimenti sono guai, capito? E a proposito, e quella bella ragazza lì? Quella ragazza lì è un'altra grandissima artista che abita e lavora da tempo immemore qui al palazzo. Pensate, signor Duca, che col solo ausilio delle sue mani, quest'artista, con un sistema segretissimo che solo lei conosce, fabbrica tutte le cristallerie che ci invidia tutta Europa e che tanto prestigio danno a voi e al vostro ducato quando vengono a farci visita altri duchi o altri principi. Sì, adesso ricordo, ma che soddisfazione che ci siamo presi l'anno scorso quando venne qui in visita il doge Agostino Barbarigo che non si dava pace del fatto che noi avessimo delle cristallerie molto più belle delle sue. Soddisfazione quel giorno, che soddisfazione. Bene, allora anche quella ragazza incondizionatamente deve rimanere in quel castello, capito? Adesso andate a preparare, a far sposare la coppia e a preparare la ragazza. Mi raccomando, ok? Certo, signor Duca, se questi sono i vostri desideri,
farò come voi mi comandate. Sì, sì, andate, andate, andate. Comunque, che genio che sono, che genio, ma che genio, ma cosa mi è venuto in mente? Lo Ius Primae Noctis. Pensare che nel ducato qui ci sono tantissime sposotte, il ducato è pieno di sposotte e per me non ci sarà mai tregua, sarà una pacchia. Adesso, guardie, ascoltatemi bene, venite qui. Voi andate presso tutte le pievi dove ci sono le cerimonie di matrimonio. Vi appostate senza farvi vedere e quando la cerimonia di matrimonio è finita prendete le pulzelle, le sposotte e me le portate tutte qui. Avete capito? Su, andate, 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 andate. Vai. Che genio, che genio. Solo a me potrebbe venire in mente una roba del genere. Ius Primae Noctis. Ludovico voleva una cosa un po' strana. Noi diciamo no. Fin dai tempi di Eva, c'è chi cerca la dama. Noi diciamo no. Ma ditelo anche voi, eh. Ludovico è granduca e anche se lui comanda. Noi diciamo no. Bunga bunga vuol fare, ma la cosa ne fanda. Noi diciamo no. Ma no, ma no. Non è che dicevano tanto no, però va bene. Dannazione, anche questa ci mancava, anche questa, anche le fregole del duca. Oh, ma non ti intrallazzi. No, Conte intrallazzi, ma non... Mi sembrava di aver visto il Conte Intrallazzi arrivare. Oh, Conte Intrallazzi! Ma vi vedo, come dire, un po' mal ridotto. Ma avete forse qualche brutto malanno? Messeri Bertemati, i miei malanni cominciano purtroppo sempre in primavera. Ma guarda caso, chissà perché, proprio quando al nostro duca gli vengono le... Le fregole, lo so, le fregole, lo sapevo. Così, le fregole. Ma questa volta l'arpia di sua moglie, insieme a quella intrigante della nutrice, hanno deciso di punirlo. Ma lui, il nostro duca, crede, ma si è convinto di aver imbrogliato sua moglie nel raccontargli la favoletta delle fragole. Ma la duchessa sospetta che qui le fragole non c'entrano per niente. E tu per Ludovico, per eliminare i sospetti sulle sue fregole, sa cosa ha fatto? Che cosa? Ha mandato proprio me nella pieve di Segrate a recuperare le fragole, con una bella razzia. È così che ho fatto. Già, scommetto che voi con Intrallazzi avete, come dire, abbondantemente approfittato e fatto razzia di un po' di tutto, non è vero? Beh sì, fragole, galline, maiali, quant'altro. Ma quella pieve di Segrate è veramente molto molto ricca. Insomma, in parole povere, dobbiamo pur mangiare anche noi. Come le pare, Mr. Bertemati? Certo, certo, con Intrallazzi. E ditemi un po', ma poi la storia com'è andata a finire? Beh, capirà, loro i lavandai strepitavano, urlavano, ma insomma dico io, il duca vi fa l'onore di una piccola razzia di fragole? Sì, di galline, di maiali e quant'altro, non è vero Conte? Sa, di questi tempi è meglio avere le cantine ben fornite, non le pare? Certo, certo, Conte Trollante, certo. Parlate piano perché potrebbe sentirci la duchessa, mi raccomando, Ma piuttosto, torniamo al vostro malanno che tanto vi affligge. Avete detto bene, Mestre Bertemati. Tanto mi affligge e mi cruce il pensiero di quello che mi è capitato tornando verso Milano. Proprio nei paraggi di Porta Romana c'era un nebbione, ma un nebbione di quelli che non vedi neanche chi gli sta vicino.
E così ci siamo persi un po' tutti. Io mi sono messo a gridare, dove siete, dove siete? Ma nessuno mi rispondeva. Ad un tratto sento una voce chiara e forte che mi chiama, Conte Incrallacci. Io naturalmente subito rispondo con voce chiara e forte, sono qui. Certamente. Ecco che mi arriva una tremenda mazzata tra il collo e il fondo schiena. E ancora tutt'oggi, come ben avete notato, sono tutto piegato e pieno di dolori. Povero. Sapete cosa vi dico? Fragole, fregole, ma che vadano a farsi benedire. Povero Conte, povero Conte. Io sospetto che quei lavandai, È quel che penso, è proprio quel che penso, messer Bertemani. Ma purtroppo non ho le prove. Mi capisco. Oh, eccoli qua. Oh, signora duchessa. Ma che bei piccioncini. So che siete al castello da tanto tempo e che vi volete molto bene, guarda. Che carini, davvero. Bravi, bravi. Ma io vi volevo dire una cosa. Mi raccomando, state sempre attenti al lupo. C'è un granducato piccolo, così, con tante nobili donne e castellane, e una ragazza giovane, così, con due occhi azzurri come il mare. E c'è un ragazzo piccolo, così, che fa lo scalpellino a lavorare, e da un amore grande il resto, con dentro un sogno da realizzare. Tutti insieme! E più ci pensa, più non può aspettare. Amore mio, devi stare in pena. Contate pure su di me e sulla nutrice.
Saremo liete di aiutarvi. Sono molto obbligato, signora duchessa. Altro che compiti ingrati, come dice la duchessa. Adesso tocca dire a questa povera coppia che il duca vuole, pretende, esige la loro prima notte di nozze. Come si fa? Ragazzi, venite qui un attimo per favore, vi devo parlare. Ho da darvi una buona e una cattiva notizia. Dite pure, messere, noi non temiamo nulla. Vedete, il vostro duca vuole, ha deciso, pretende, esige, insomma, come faccio a dirglielo? Insomma, Madonna Letizia, il duca pretende che voi sottostiate agli antichi privilegi dei duchi milanesi, ossia quello dello ius prime noctis. No, giammai, questo non avverrà mai. Piuttosto che cadere fra le sue braccia, preferisco sfidare la morte. E il castello è abbastanza alto e noi qui siamo nella rocchetta. No, ascoltatemi, ragazzi, ascoltatemi, io sono dalla vostra parte. Madonna Letizia, io ero amico di vostro padre e so con quanto amore vi ha cresciuta. E prima di morire sul letto di morte, vostro padre mi ha fatto giurare che io mi sarei preso cura di voi. E così farò adesso. Vedete, proprio adesso che sta per venirci a far visita il re di Francia, lui, Ludovico, ci tiene tantissimo a fare bella figura. In primis, con la fine dei lavori della fabbrica del Don, che insomma detto fra noi non se ne può più, In secondo luogo, molti principi accompagneranno il re per ammirare le magnifiche e le sfavillanti cristallerie che fanno l'invidia di tutte le corti europee, che solo qui a Palazzo di Ludovico si possono rimirare. Vedete, lui, Ludovico, è proprio in un bel cul-de-sac, come si dice a Milano. Grotte, ma fatti un torto così poi. E che torto? Ben sapendo che potrebbe perdere due giovani e valenti artisti come voi. Ma comunque non vi preoccupate, adesso statemi a sentire. Facciamo come vi dico. State qui un attimo. Ok, nessuno ci sente. Statemi a sentire. Allora, adesso voi correte alla cappella del palazzo. Padre Cristallo è già stato avvisato ed è pronto per sposarvi. Voi adesso correte da lui, vi sposate, consumate e vi moltiplicate. Al resto penserò io a come aggiustare le cose con quel ciula di Ludovico. Avanti, correte, cosa aspettate? Andate a sposarvi, forza! Io messere, aspetterò innanzitutto con il duca perché sta pronto. Luigi, non c'è tempo per le proteste, dobbiamo scappare. Mi sento umiliato, mi sento offeso, mi sento povero. A Luigino, forse non hai capito che al duca che tu ti senti offeso, umiliato, non gli importa nulla. A lui quello che interessa è esercitare quel maledetto diritto e tutto il resto alla valora, capisci? Esatto, correte, andate! È l'unica cosa da fare. Andate, sposatevi, forza, correte! Tutte carte in questo palazzo. Oh,
Allora, messer Vertemati, avete sistemato la faccenda? Avete detto alla fanciulla che dopo le nozze dovrà giacere con me? E poi vedremo. Quel ragazzo deve capire che qui chi comanda sono io. Lui pensi a fare le belle statuine del Duomo. Che il resto, che pensi di... D'accordo? Signor Duca, diciamo che, come dire, cioè, le cose non sono andate proprio come noi volevamo. Cosa? Sì, purtroppo sì. Perché vedete, signor Duca, i due ragazzi non solo si sono già sposati, ma hanno anche già abbondantemente consumato. E da quello che si dice in giro, stanno per arrivare qui in tre, mi capite? Ma sposati, consumato, in tre! Ma che voi siate maledetto, avete tradito il vostro Duca, avete capito? Ma prima che io vi faccia impiccare, ditemi come è potuto succedere questo fatto. Ditemelo, ditemi qualcosa. Calmatevi, Duca, guardiamo in faccia la realtà. Voi potete anche farmi impiccare, potete farmi torturare, potete buttare il mio cadavere nel naviglio, ma questo non cambia le cose già fatte. Ora voi dovete avere la bontà di ragionare e di rovesciare le cose così come stanno adesso, che in questo caso si può. Ma che tu sia maledetto, stramaledetto, e aver tradito il Duca in questo modo, ma come posso ribaltare la situazione se quelli hanno già consumato? E qui sta la grandezza di essere un grande duca, di un grande ducato come quello di Milano. Allora che cosa devo fare secondo te? Io mi trovo in un cul-de-sac e non so come fare per salvare la faccia, dimmelo. Vedete, signor Duca, come facciamo se offendiamo così tanto questi due giovani artisti? Come facciamo? Proprio adesso che sta per venirci a fare visita il re di Francia, proprio adesso. Vedete, signor Duca, lui, il re, vorrà sicuramente conoscerlo e congratularsi con loro per gli eccellentissimi lavori di manufattura che fanno tutti i giorni, che fanno la fanno l'invidia di tutte le corti d'Europa. Però allora parla, maledetto, fammi capire come io posso uscire e possa salvare la faccia, dimmelo. Ma è semplicissimo, signor Duca. Noi dovremmo fare così, noi dovremmo semplicemente dire a questi due ragazzi che stanno per arrivare adesso, stanno per arrivare qui, che io mi sono inventato tutto. E questo è già qualcosa. E che voi, per punizione, mi mandate come ambasciatore a Firenze, da quel tale come si chiama? Roberto il Bello, Giuseppe il Bell'Imbusto, Lorenzo il Magnifico. Quello del famoso sonetto "Come bella giovinezza che si sfugge tutta via". Sì, va bene, dai. E poi? Io qui sto molto bene, ma mi sacrificherò a uscire da questo bel castello. Ascoltate. Naturalmente dietro una piccola buonuscita, diciamo di 20.000 fiorini. Certo. Cosa avevo detto? Che tra l'altro di questi tempi, e soprattutto in quella corte, servono e come, non è che si vive gratis così, Sì. In quanto ai due ragazzi, se voi consentite naturalmente, signor Duca, capirete dopo quello che hanno passato, dopo lo spavento che hanno passato, saranno onorati con un bel palazzotto di campagna e con una piccola rendita, diciamo, di 30.000 fiorini all'anno. Sì, 30.000 dovrebbero bastare, sì. Credetemi, signor Duca, questa è l'unica maniera per uscire tutti soddisfatti da questa situazione. A lui le fregole e a noi una congrua ben entrata che non fa mai male di questi tempi. Oh ragazzi, ho scoperto tutto, so tutto.
punto della tresca che questo individuo losco stava cercando di montare sulle vostre nozze, ma l'ho già sistemata la cosa. A lui lo mando in esilio a Firenze, in quella cittadina senza arte né parte né mestiere, e voi che siete dei valenti artisti sarete sempre al servizio del Ducato. E per questo ho già provveduto a farvi avere un bel palazzotto nella pieve di Modrone, e in più vi do 15.000 fiorini d'oro, ascoltatemi, 15.000 fiorini d'oro in dote per le vostre nozze, che costui tentava di infangare. Vergognatevi, Conte Verdetamati. Signor Duca, 30.000 fiorini. Ma sì, va bene, 30.000. Sì, all'anno però, è all'anno. Ah sì, si intende, certamente. Ecco, va bene, andate, sì. Però, sto sentendo un rumore di trombe, di tamburi, ma non è che stia arrivando il re di Francia? Allora, corro a prepararmi per il re di Francia! Forza, portate via, montate il trespolo, avanti, su, perché io sono Ludovico il Moro e voglio dominare il re di Francia dall'alto in basso. Fagli vedere chi è Ludovico il Moro. Ecco, presidente, giusto. Avanti. La cofana. Al centro. Sono bellissimo. Adesso vediamo con questo re di Francia. Come dicono a Milano, Ludovico, sei proprio un bel Ludovico. Ma come? Io arrivo qui a Milano e tu non vieni a ricevermi? Pensa che oggi ho fatto un giro della città e l'ho trovata stupenda. Magnifici palazzi, accoglienza festosa di tutti i milanesi. E poi il Duomo, le guglie con le bellissime statue, gli arassi e quelle finestre, quei vetri colorati, tutto bello e magnifico, opera di voi milanesi. Bravo! E pensate che io questo qui l'ho fatto arrivare dalla Francia e lui mi lusinga e mi sussurra un sacco di parole e ogni giorno mi porta via qualche cosa. Comunque un po' me lo vedo, perché ho voluto essere re d'Italia, ho voluto limitare la potenza di Venezia, ho voluto tenere il Papa nei suoi confini, ed ora tutto questo fallimento mi pesa sulle spalle. Senti Ludo, come avrai già capito, io sono venuto qui in Italia mica per fare una passeggiata. Io quando posso prendo e porto tutti in fascia. Sei un ladrone. Questa magnificenza di palazzi che voi avete qua a Milano io non posso portarla via. Ci mancherebbe altro. Pertanto tutti i maestri costruttori e soprattutto il sommo Leonardo da Vinci, volendo o nolendo, mi dovranno seguire a Parigi per la mia grandezza del mio impero. Maestà, io
Leonardo da Vinci, sono pronto a seguirli con tutti i miei progetti che faranno grande la Francia nei secoli a venire. E poi, per prima cosa, vorrei, mi permetto di mostrare il ritratto di Luisa Ghirardini, che come ben saprà, i posteri chiameranno la Gioconda o anche Mona Lisa. Maestà, maestà, anche lui, vediamo anche noi, con tutti i nostri progetti. Viva la Francia! Viva la Francia, quello che ho fatto per lui. Maestà, maestà! Come lei? Viva la Francia! Che contento, ragazzi! Maestà, maestà! E conto verte mani. Vengo anch'io con voi. Un giorno da voi si dirà libertà, egalità, fraternità. Però non ci avete il bidet. Ma niente, vi laverò nella Senna. Signor Duca, prima di andare a Firenze, anch'io vengo a fare un giro volentieri a Parigi. Anche voi mi avete tradito. Che... Signor Duca, Austria, Francia o Spagna, basta che se magna. Ludo! Ludo! Ma cosa sta succedendo al castello? Il castello è pieno di soldati francesi che mangiano, bevono e di fanciulle che vanno da una stanza all'altra. E allora? Sei il solito impenitente! Non cambi mai! Sai cosa ti farò venire al castello mia madre, la duchessa Eleonora d'Aragona! Così saremo in due controllati! Ciao, Peppa porta gente che chi? Maledetta, maledetta, ti posso strozzare? Te sei contento? Sei contento, Da adesso che ti sei qui per te? Col mio amico Luigi vado a Parigi, almeno lì sì che forse mi diverto. Siamo sfratti.
ce ne siamo andati cantando tutti in coro. Arrivano i francesi, soffrono i milanesi, arrivano i francesi, soffrono i milanesi. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a ricercar la pace, a preparare la guerra. Arrivano i francesi, soffrono i milanesi, arrivano i francesi, soffrono i milanesi. Milano il tuo governo schiavo d'altrui si rende, e di un moro gagliardo le tradizioni offende. Arrivano i francesi, soffrono i milanesi, arrivano i francesi, soffrono i milanesi. Ultima strofa. Addio Milano bella, o dolce terra mia, scacciati senza colpa, noi ci andiamo via. Arrivano i francesi, soffrono i milanesi, arrivano i francesi, soffrono i milanesi. Tutti qua, accogliete tutti con un grande applauso, cominciamo dagli armigeri. Allora, gli armigeri sono Gianni, Carlo, ucciso Gianni, Bruno, porta scale, il nobile armigero è Andrea. Qui hanno cambiato il personaggio, ma siccome fanno degli scherzi io mi faccio benissimo. Perché qui sono intercambiabili, voi dovete sapere che Carlo e Laiole avevano studiato tutte le parti, se qualcuno si fosse ammalato o non fosse stato presente potevano sostituirli, quindi non è che se un... Le sposotte, vediamo se sono tutte. Grazie. La menestrella, quella vera, quella è Anna, eccola qui. Leonardo da Vinci, lo riconoscete dalla barba. Poi al grande scappellino, Luigino Brambilla, Giuseppe, Madonna Letizia, Donatella, Edoardo La France, il re di Francia, Giorgio, e poi abbiamo i conti, il conte Intrallazzi, che è Silvio, il conte Verde Mati, che è Fabio, l'amante preferita dal duca, Cecilia Gallerani, la nutrice che parla solo il milanese, io non capisco. La duchessa, Pierangela. Il duca che c'ha il cappello largo. Ma poi dietro, in regia, avevamo la Pinuccia e la Lella, che girano l'audio, questi costumi li ha fatti vita! Avevamo anche il suggeritore, che è anche il regista, Antonio. Se vi è piaciuta, applaudite noi, se non vi è piaciuta, prendete la pena. Grazie a tutti. Buongiorno. Ciao. Buongiorno.
Menestrello Paolo. Le riprese le ha fatte chiare, ma non vuole che lo dico.